vado sull'onda giusta, sì, questa mi gusta. Un'onda che fermenta, che ha giusta consistenza, sì, stappala anche tu e spegni la TV. Radio Doppio Malto, sì, io mi ammanto. Oh, Radio Doppio Malto, Radio Doppio Malto. Oh, oh, oh. Benvenuti alla prima puntata di Art Corner su Radio Doppio Malto. Chi vi parla è Francesco Bonmartini, con me c'è Nicola Franchini. Eccoci qua. Allora, questa trasmissione sarà una trasmissione completamente votata alla musica. Siamo veramente contenti che Radio Doppio Malto, con questo bellissimo nome che ci ispira, da amanti della birra, che ci ispira davvero cose indicibili. Insomma, che ci dà la possibilità di fare questa trasmissione. Noi abbiamo deciso di cominciare subito in maniera, diciamo, spumeggiante, nel senso che abbiamo un tema molto provocatorio o provocatorio, non lo so, e vale a dire, noi abbiamo chiamato la trasmissione Affinità e divergenze tra i locali e le band veronesi. Chi indovina la citazione, dai, possiamo dirla. Offriamo una birra? No, non la diciamo. Non la diciamo. Comunque è uno dei nostri gruppi preferiti, si può dire. Allora, praticamente noi vogliamo cominciare in questo modo perché crediamo che in questo momento a Verona ci sono tante band che vogliono proporsi nei locali, che di fatto sono l'unico posto in cui hanno possibilità, a parte che durante l'estate con i festival, insomma. Sì e no, diciamo sì e no, perché anche d'estate ci sono delle grosse limitazioni. Sì, è vero, diciamo che non siamo particolarmente fortunati in Italia e probabilmente a Verona in particolare, perché oggi appunto noi ci occupiamo di questo, in quanto comunque conosciamo un po' quello di cui stiamo parlando. È uscito anche un articolo a mia firma sull'Arena, dove abbiamo appunto parlato di questa problematica. I ragazzi di alcune band villafranchesi, in particolar modo come i Flag of Estonia, sì, ma poi si estende oltre, sì, i The Brand, ma è un discorso che va a prendere in realtà poi tutta Italia, solamente che chiaramente qua si riconosceranno i veronesi in particolar modo, visto quello di cui parliamo. E le difficoltà che hanno segnalato sono sia di tipo economico, nel senso che l'arte, diciamo così, musicale non è particolarmente riconosciuta da quel punto di vista, sia di spazi, nel senso che molti locali a Verona sono prestati alla musica temporaneamente, nel senso che non sono nati con quello scopo. Perché non si vede probabilmente un ritorno economico dallo spettacolo. Comunque i gestori hanno un po' quel pallino, giustamente, di arrivare a fine mese. La prima domanda che ti fanno è: quante persone mi porti? E quello però è un dramma per un gruppo musicale magari giovane che deve proporsi, si ritrova magari sempre. Metal, Sì, ma no, più che altro c'è da dire che una cosa che passa sempre un po' sotto silenzio, no? Sembra tutto dovuto, però in realtà i gruppi musicali provano una volta alla settimana magari a pagamento, si comprano tutta la strumentazione più o meno buona. Per lo meno le spese del viaggio dovrebbero garantire un rimborsino. E a volte i gruppi musicali piccoli, diciamo, di Verona comunque chiedono poco altro, insomma, rispetto a quello. Poi in media chiaramente. Ma andiamo su una cifra, tu. Sì. Da componente di un gruppo musicale, quanto vorresti? Da componente, secondo me, una buona richiesta potrebbe essere 150 euro, 200 euro, insomma, io credo che sia corretto. Poi chiaramente c'è da dire una cosa, è giusto lamentarsi da parte delle band per questa situazione, però è anche vero che i gruppi musicali dovrebbero fare molta più pubblicità a quello che... il proprio concerto, perché è ovvio che non è che, a parte gli amici che lo sanno chiaramente. Beh, se lo sanno vanno, ma è brutto quando vanno solo i parenti al tuo concerto, insomma è un po' triste. Sì, ma è una robetta un po' denuante. Accorciamo. Allora parliamo dei locali. L'ambiente invece è triste. Sì, però ci sono cosa dei posti. Cosa abbiamo perso in questi anni? Abbiamo perso lo Stube Lorenzi Wirth di San Vito di Negrar.
lo spazio Malkovich, anche se in realtà adesso forse si trasferirà e comunque si può parlare più di trasformazione. Sì, non è una reale chiusura, diciamo, alla musica, perché noi comunque parliamo di chiusura alla musica e non di chiusura del locale in sé. Anche se però devo aggiungere che magari lui sia un po' concentrato sui grandi gruppi e lasciato da parte un po' i gruppi emergenti. Sì, esatto. Poi il Diesis di Peschiera, il Sottosopra di Tregnago, che era un locale, un punto di riferimento per l'area praticamente. Tabù Tiki Bar di Peschiera. Sì, il Dubliners di Villafranca di Verona per problematiche legate ai vicini probabilmente. Bar Brothers di Grezzana e il Volo di Casale di Somma Campagna. È tuttora attivo ma non più dal punto di vista musicale. Che se ne va la musica e restano le birre e i panini. Esattamente. Poi invece per quanto concerne il discorso di altre chiusure, sicuramente bisogna ricordare il Mai Tai di Domegliara, lo Stonehenge di Arcole, un posto veramente strepitoso, un peccato che abbia chiuso. Taverna Corto Maltese di Verona, zona universitaria per chi bazzica, diciamo, Verona. Ma il Maramao sempre di Verona. Che ci hai suonato, ma non sì, sbaglio. Mi sembra proprio di sì. Poi chissà perché l'hanno chiuso subito dopo, vero? Sì. Vabbè, comunque andiamo avanti. Al Forte di Pastrengo. Paulaner di San Giovanni, anche poi se non ci hanno mai fatto chissà che cosa. Il Vecchio Mulino di Bevilacqua. 70 di Valgatara. Sì, tanta sé. Bistrò di Sanguinetto. 900 di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Ecco, questa è una chiusura più recente, a dire il vero. E è un peccato perché anche lì in Valpolicella non c'è proprio un grandissimo movimento. Anche se, ecco, me ne sono dimenticato uno invece di quelli che sono attualmente integri, ma lo diciamo dopo. Ok, poi il Matilda di Grezzana. Jeppos di Cazzano di Tramigna. L'Arcicrone di Villafranca, ex Adrian. E il Decamer di Verona. Però sai qual è il peccato, Bumma? Che quando se ne vanno i vecchi locali non ne arrivano di nuovi. Ascoltami, caro Bumma, chi è che lanciamo adesso? Se ne vanno i locali, lanciamo se ne vanno dalla finestra. No, ma se ne vanno anche le grandi band. Se ne vanno le grandissime band del passato. Un passato fatto di passione, sangue, Sudore, tanto sudore, tante schifezze. E qua ce le andiamo a sentire tutte in una canzone sola. Ti andiamo ad ascoltare, Franco. Ucucu, il mitico cantante Tonon. Yeah. That's fine.
Quante emozioni. Me lo ricordo ancora il blocco. Mi viene col da piangere. Sudore che mi grondava addosso e Tonon che si lanciava quasi sulla folla. Tonon, tra l'altro, Mirko Tonon, uno dei più grandi esponenti del metal veronese, bisogna dirlo. Grande voce, grandissima vi rivogliamo gli Ukuku. Ma siamo vecchi e le schiene si incriccano facilmente, non riusciamo più a fare il banging. E i capelli non sono più lunghi, a parte quelli di Tonon. No, i miei sicuramente no. Ecco, dicevamo invece, stiamo parlando proprio del blocco, un locale storico. Sì, un locale storico per noi, soprattutto per me e Teo, no? Che abbiamo visto tanti concerti comunque dentro il blocco. Io personalmente ne ho visti parecchi. E quindi iniziamo a parlare dei locali storici. Esattamente, iniziamo a parlare dei locali storici, quindi dei locali che comunque sono tuttora vivi e che mantengono, alto, diciamo, il nome veronese. Un elevato standard. Il primo è proprio il blocco. Il blocco di San Giovanni Lupatotto, ottimo fonico, un posto fatto apposta per suonare comunque. Anche se magari ultimamente qualche difficoltà economica legata alla concorrenza, quello del non locale te lo so dire vicino. Esattamente, ma tanti si fanno domande su questa cosa. Speriamo che io non spero sia che resista di, e che a parte i biliardi continui a fare grande musica dal vivo. Esatto, anche io altrettanto. Poi c'è un altro locale, invece ci allontaniamo dalla nostra zona di competenza, nel senso che noi siamo di Verona Ovest, io di Dossobuono, Nicola di Verona. Borgo Roma. Beh, per noi questo locale è nascosto, sì, però è mitico. È un locale mitico perché ogni volta che ci vado praticamente vado via alle 9 e torno alle 4 perché è talmente distante per me che ci metto tre quarti d'ora per andarci. Però vale la pena nonostante i rischi di incidenti per la mancanza di segnaletica stradale e di... no, segnaletica stradale un cazzo, però di luci direi proprio di sì. Se volete band svedesi, band tedesche, band da Torino che sono andato anche ad ascoltare, quale gruppo? Sì, gli Stiliti, un gruppo ska di Torino molto molto bravo, sono veramente senza udito, ma senza... è stata una gran bella l'hai ritrovato poi? Ma sì, l'ho ritrovato per strada lì a San Bonifacio. Udito? Va bene, dai, perfetto. E invece io mi ricordo di aver visto anche gli Jansi Pornic Casino. Non posso esimermi da non fare questo nome perché veramente sono un gruppo eccellente. Il locale è Jack the Ripper di Ronca. Jack the Ripper di Ronca. E caspita ragazzi, se a non siete mai a testimonianza che i locali possono anche proporre ottima musica, ottima birra e ottimo tutto, perché c'è un'atmosfera strepitosa in quel posto e speriamo che continui così. È 15 anni che vanno avanti a testa bassa, avanti così ragazzi. Avanti ragazzi, avanti. Noi vi amiamo. Poi altri locali molto importanti, c'è Interzona Verona che anche anche se non dà spazio, diciamo così, alle band veronesi più di tanto. Ho fatto uno dei più degli ultimi dell'anno più belli della mia vita. Avevo finito di lavorare, era mezzanotte e mezza. Ok, sono non toccati lì dentro. Però. Lo so. Però è stata una cosa fantastica. In ogni sala c'era un tipo di musica diversa, con DJ e musicisti diversi. Con 3 euro sono entrato. Con 3 euro ho fatto una delle serate più belle della mia vita. Beh, chiamano alcuni fra le realtà internazionali e anche nazionali. Mi ricordo il Genio, mi ricordo gli Zoo. Ho perso il Massimo Volume recentemente. Li hai proprio persi. Vabbè, peccato. Vabbè, dai, insomma, non si può sempre stare dietro a tutto. Destini incrociati. Semmai, se volete fare delle donazioni per farci andare ai concerti a pagamento, noi comunque possiamo darvi sì, i nostri. Vi faremo estremi. Delle recensioni su nostri Radio Estremi. Ok, altri locali storici, l'Osteria Ciavinaro di Volpino di Zimella. Non ci sono mai stato, quello confesso. Io ci sono stato una volta e davvero si respira un'atmosfera molto bella. Il Lem Caffè di San Martino Buonalbergo, che adesso è gestito da Epic and Fantasy. Posso dirlo, bel locale, ma quando ci sono andato la gente l'avrei fucilata tutta. È quel classico tipo di locale, secondo me, che sì, ha il palco, ha tutto, quindi già baciarsi le manine, ma l'audience, diciamo, che è più manca... interessato agli spritz che esatto. A... Esatto, manca un pubblico che sì. Che citi la band, insomma, vabbè. Esatto, no, e viceversa, no. Anche vabbè, diciamolo, va bene. Poi c'è il famosissimo, nonché bistrattatissimo Time Out. Grande il Time Out, l'unico locale dove si sente la musica meglio fuori sulla strada che non che fa dentro il locale. Però, sempre sono tirando addosso le sedie, che è cosa che è capitato tempo fa, ma... vorrei evitare o tirando il succo scaduto. Oh, okay. No, ci siamo sbagliati, non è vero. Invece va detto, fra gli storici c'era il Jamaica che si è trasformato recentemente in Voodoo, esatto. Poi e dopo abbiamo le cantine dell'Arena di Verona. Sì, dove fanno soprattutto jazz e blues, bellissimo posto. E Lucille che è diventato pick-up, prima si è spostato a campagna ed ora si chiama Porky's. Diciamolo, perché Lucille aveva smesso di esistere, diciamolo.
Non te lo guarda, ricordi? Con questa musica di sottofondo io non, insomma, so, non uno, so se aggiungere uno dei, uno dei soci era scappato con i soldi e, così si dice, diciamo, era saltata la baracca, diciamo che così si dice. Comunque era così, era così. Invece proprio a tal proposito, quello dei locali preferiti dai veronesi, avevamo aperto sulla pagina di Hardcore su Facebook, la potete trovare, ci sono già 200 fan che ringraziamo, e avevamo fatto un sondaggio appunto per far scegliere loro qual è il locale che il preferivano, il locale preferito dove allora, si sentono più a loro agio, più a loro agio dal punto di vista della musica, sì, soprattutto. Certo, della musica. Diciamo che alcuni dei risultati sono un po' strani, mi verrebbe da dire, però non diciamo quali. Io leggo semplicemente la classifica. Al primo posto è stato votato il locale ai Portici di Povegliano con 34 voti. Che è una sorpresa bomba. È una sorpresa proprio. Al secondo posto, un bellissimo posto per, soprattutto per musica. Un po' strettino, diciamo. Sì. E poi il blocco di San Giovanni, appunto, e quello di cui parlavamo, è una pietra miliare. 19 votazioni. Jack the Ripper di Ronca, 11. Ma solo al terzo posto, Jack the Ripper? Solo al terzo, ma forse perché è un po', è un po' disperso là sui monti. Allora la gente, che tra l'altro non ci sono perché le montagne, il pubblico viene dalla Svezia. È perché c'è poca luce su quella strada lì, l'ho sempre detto io, e quindi non si vede. E tanta gente magari ci passa davanti. No, quando passi per Ronca, che ci passi tanto spesso, anche direi. Vabbè. Accettiamo poi, il verdetto. Poi c'è un'altra sorpresa, secondo me, l'Officina degli Angeli di Parona Arbizzano. Mm-hmm. No? Che comunque è un bel posto in effetti per far musica. E poi ci sono i vari Cantina dell'Arena, Bari Centro, Cane Gatto con 3 votazioni, Lemmy, il Moderno, la Loia, Savinaro con 2 votazioni e via discorreggiando. Allora io direi che è giunto il momento solenne di mandare la prossima band. Mandala. Una band che ci ha e ti ha emozionato, sì. In quale locale? Al blocco, quando ha suonato appunto questo pezzo che state iniziando a sentire dal vivo. Stringi bomba. Sì, sto stringendo. Non ti preoccupare, la canzone è lunga. Hanno vinto il Tiro Contest del 2011. Andiamo a sentirci i Bloomage Live. Complimentoni al Gabri del blocco per questa registrazione, come sempre bravissimo, e bravissimi Bloomage. Allora ragazzi, io a questo punto però vorrei dirvi una cosa: Radio Doppio Malto sposa la licenza Creative Commons, di conseguenza chi
fra voi all'ascolto vuole inviare i propri brani con questa licenza, lo può fare. Vi do l'indirizzo mail a demo@radiodoppiomalto.it e verrete ascoltati. Verrete ascoltati. È una promessa del Partito Comunista. Esatto, verrete ascoltati ed eventualmente mandati. Ed eventualmente fucilati, certo. Ed eventualmente mandati. Allora, adesso passiamo invece a parlare di, a proposito di locali, appunto, vi ricordo che questa è la tematica, di alcuni posti dove è tuttora possibile esibirsi live. Esatto, no? Non storici, ma che sopravvivono e anzi tentano ma di andare oltre. Alcuni, diciamo, a loro modo comunque duratori. Sì, allora ad esempio il Giardino di Lugagnano è da un po' di tempo che propone ogni tanto delle band veronesi affiancate a gruppi molto grandi, molto tosti, anche americani, tedeschi, provenienti da tutto il mondo, ottimi spettacoli davvero. Poi c'è il Baricentro di San Martino Buonalbergo. Poi c'è lo Splash di Pescantina. Ma è stato lo Splash di Pescantina che ho sentito Jacinto Canecchio? Esattamente. Hanno presentato il loro grandissimo disco Banditi. Hanno offerto litri di birra e siamo usciti tutti un po' ubriachi da... No, no, ubriachi, soddisfatti. Siamo usciti ubriachi, però devo dire... Però non c'era la Doppio Malto per l'occasione. Lo so, quello... birra chiara, una lager normalissima. È stato un peccato, secondo me. Però prendo l'occasione per dire che a Verona secondo me mancano i concerti all'aria aperta, e mi ricordo proprio Jacinto Canek live all'Università di Verona, al parco dell'Università di Verona, è stato un concerto fantastico. Il giorno dopo i vecchiotti hanno protestato al comune e non è stato più possibile fare più niente per sempre. Ma il comune è mezzo gaudio. Esatto, siamo andati oltre la mezzanotte, vabbè, siamo andati comunque, verso l'una. Vabbè, comunque ne parleremo in un'altra trasmissione. Dai. Esatto, visto, sento già la gente che è entusiasta di questa cosa. È entusiasta. Entusiasta. Poi dicevamo... questi pensionati, vabbè, ai portici di Povegliano, come dicevamo prima. Sì, gran posto bello ma stretto. Beh, insomma, ok. E l'Hollywood di Colonia Veneta. Da Piero di Verona. Esatto, che dove fanno che fa acustico. Più acustico, sì, diciamo più che. Le tue Brasserie di Ospedaletto di Pescantino, dove ho suonato recentemente. Ex locale per bambini, adesso si sta trasformando in un sì, locale di destra. Ma... un locale. No, ma che di destra? Dai, un locale trasformista di e diciamo che recentemente fa soprattutto band tributo. Poi c'è il Chopper Bar di Bovolone, il White Rabbit di Legnago, in realtà è un'associazione che organizza, mi pare, il museo, se non ricordo male. L'Officina degli Angeli, di cui abbiamo già parlato. Sì, di Arbizzano. L'Osteria Castrum di Castelrotto, che è l'ex Agli Angeli, dove facevano soprattutto jazz e cose esatto. di questo tipo qua. Il Moderno di Isola della Scala. La Taverna di Eolo. Di Bevilacqua. Il Red Zone di San Giorgio. Esattamente, molto bello tra l'altro come posto. La Loia di Vigasio, che è gestito da Until Production. Cane e gatto di Garda, non li conosco. No, è solo uno, non sono due locali. E solo cane e gatto insieme. Sì, sì, e sono come mai montati. Non li conosco? Non lo so, perché evidentemente non bazzichi abbastanza il Lago di Garda. Comunque, se ti può consolare, non lo conosco nemmeno io. Ma l'hai so trovato che... su internet. No, anche era su per internet. Fare la l'ho lista lunga. Bravo, esatto, bravo, per fare la lista lunga. L'ho trovato perché so che ci fanno suonare soprattutto in acustico. E ho visto che è stato comunque un locale votato nel sondaggio da due persone. Quindi un buon locale. Poi c'è l'Oberdan a Verona. Il Tres Deseos. Tres Deseos ha un altro posto di Verona. E poi ci sono altri posti dove invece suonano, diciamo così, più a singhiozzo, come il Maracaibo di Bovolone. Che bisogna insomma prendere il biglietto del treno per andarci. Esatto. L'Oca Minore di Monterico. Il Posto Castello di Lasi. Sì, il Bar Thomas di Casaleone, con dove ti sparano se alzi un po' troppo la musica, però tranqui. L'Arci e Kate di Nogara. Un ci posto... sono stato. Sì, sono anche, stato. Anche un posto io. Mistico. Mistico direi, mistico, sì. È come farsi di LS di più o meno, anche se non l'ho mai fatto. Però se volete farci un bel concerto, secondo me mi ero andato a sentire i Carnera. Sì, 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 i Carnera hanno suonato più o meno dappertutto. Poi il New Bridge di Vago di Lavagno, che ora è una gestione cinese, ma insomma non c'è nessun problema. City di Verona. Sì, e ricordiamolo, bravo, vedo che sei attento. E Casablanca di Verona. Casablanca di Verona, dove fanno delle ottime operazioni anche, mi hanno detto. Che di dire? Nascosto. Niente. Però non c'è nient'altro. Che dire? No, non c'è nient'altro. C'è qualcosa che ogni tanto spunta fuori. Poi sicuramente noi non siamo stati completi al 100%, abbiamo cercato di raccogliere tutto quello ma abbiamo che messo abbiamo anche trovato. Il Bar Thomas di Casaleone, sì, abbiamo messo tutto, abbiamo messo, non c'è nient'altro, ragazzi. No, no, c'è qualcos'altro. C'è qualcos'altro in giro, semplicemente noi abbiamo cercato di mettere tutto il possibile. Comunque sia
Diciamo che le occasioni per suonare, volendo, cercandole a Verona, ci sono. Anche alle feste, non per forza anche alle solo feste nei private locali e così via. Certo, sta di fatto che, e vi invitiamo a continuare a votare comunque sulla pagina di Art Corner, anche qui alla sede di Radio Dopo il Malto, se volete venire a, esatto, suonare. Si sa mai che facciamo un bel live, tipo... sarebbe una, veramente una bella idea, una bella, però, se viene qualche band coraggiosa, gli facciamo fare il pezzo dal vivo fuori sul poggiolo, fuori sul balcone, con, esatto, la polizia sotto, con la polizia, le sirene, così facciamo, fuori una cosa, così facciamo una bella, chiamiamo la televisione, dai, potrebbe, dai, essere carino, sbarriamo la porta per 20 minuti, resistiamo, eh. Esatto, magari prendiamo anche un po' di birra Doppio Malto, così facciamo festa completa, esatto. Ecco, niente, allora, da parte mia, Francesco Bonmartini, vi saluto e vi saluto anch'io. Io qui da, dalla Deder Nicola Franchini e dalla Deder ci sentiamo il mese prossimo per la seconda puntata di Art Corner. Mi raccomando, mandateci naturalmente se vi piacciamo, se scrivete tutte le volte mandateci, ci fanno cagare, noi ci saremo, esatto, lo stesso, esatto. Vabbè, anzi, vabbè, sempre di più, okay. Comunque, anzi, più ci mandate a cagare più noi ci saremo, quindi scordatevelo, esatto, di mandarci via. E comunque potete trovarci appunto su Facebook, pagina Art Corner, oppure tramite la pagina di Radio Doppio Malto. Mi raccomando, ci sono, sì, solamente 81 fan, qua bisogna crescere, esatto, almeno 10.081 per cortesia. Entro dopo domani. Ogni 1.000 una birra. Ok, perfetto, perfetto. Ci sto. Vi salutiamo, belli. Grazie, ciao. Ciao, ciao.